progetto da Muccino. Parlaci un po' di questo nuovo progetto. Beh, è un progetto, è un video nato per caso, nel senso che io, conoscendo Gabriele, ho cercato avevo chiesto a lui una mano per sapermi indicare come poter fare un video per questo singolo. Uh-huh. Lui mi ha detto mandamelo, gliel'ho mandato, e poi gli ho detto sei, in un contrario se lo faccio io, ho detto figurati, solo che io non mi posso permettere il tuo budget, e mi ha detto no, guarda che è una cosa che faccio così. E me l'ha prodotto lui, cioè, quindi è stato un omaggio fatto da Gabriele, infatti sono orgogliosissimo di questa cosa e sono anche chiaramente emozionato solo all'idea di aver avuto un dono così esatto, da lui. Bene, bene, bene. Senti, pensi che ne seguirà anche l'album? Un album intero? Seguirà nel senso che seguirò dal brano, insomma, certo, cioè dal singolo brano, certo. Insomma, ci sarà l'album. Certo, in lavorazione l'album, quindi penso nell'arco di poco tempo dovrebbe uscire. Ah, bene, bene. Noi lo aspettiamo allora, no? Sia l'album e poi ecco, vedremo pure di farlo girare qui, insomma, quindi grande omaggio, insomma, a Luca Jurman e al suo nuovo album. Andiamo, Marzia. Grazie davvero. Prego, figurati. A un cantante o musicista come te una domanda d'obbligo. Hai seguito l'ultimo festival di Sanremo e se ci sarà la possibilità di vederti in una kermesse sanremese? Ma quello, sai, Sanremo è sempre un terno al lotto, no? Nel senso, quindi non si sa mai se si va, se non si va, come si può andare, come non si può andare, quindi vedremo, non è così scontato, insomma, come cosa. Sì, sai, Sanremo è una bellissima occasione, però ce ne sono anche tante altre, quindi vedremo cosa si farà. Per quanto riguarda aver seguito Sanremo, mm-hmm. purtroppo l'ho dovuto seguire a fatica perché in quella settimana non eravamo in preparazione con il serale. Esatto, quindi insomma non gli amici, quindi vedevo le repliche di notte registrate, mi addormentavo, insomma è stato bello, bello duro. Esatto. Però sì. Insomma alla fine, avendo visto che hanno vinto in questo momento due personaggi da musical molto importanti, fa pensare che ci sono dei cambiamenti riguardo alla melodia, quindi si vede un po'. Senti, si dice sempre spesso, soprattutto quando si parla di Sanremo, che a volte, diciamo, non tutte le canzoni sono adatte appunto per un festival del genere. Allora io ti chiedo così, proprio da ignorante nel campo, qual è la giusta e la vera canzone di Sanremo? Se esiste, no? Ma guarda, qui ci sono varie divergenze d'opinione, perché Sanremo dovrebbe essere il festival della canzone, allora se guardi la storia, Sanremo è il festival della canzone, sì. non il festival dei cantanti, quindi intanto dovrebbe esserci la canzone e non i cantanti, tanto è vero che il festival di Sanremo è nato basandosi sulle canzoni, addirittura c'erano dei cantanti che cantavano due o tre brani allora, quindi neanche uno a testa, che erano scritti dagli autori, quindi chi vinceva Sanremo era l'autore della canzone e non il cantante, tanti anni fa. Esatto. Poi è stata spostata l'attenzione. Diciamo che se si chiama sempre, e se deve portare il nome come Festival della Canzone Italiana, e lo dice la parola stessa, dovrebbe essere un Festival della Canzone Italiana. Poi se si porta della sperimentazione British, anglosassone, soul, funk, quelle sono cose, sono contaminazioni che vengono da altre parti. Se ci stanno e si accoppiano bene con la melodia italiana e con il background italiano, bene, ben venga. Quando si distanzia troppo, allora chiaramente si distanzia dal compito del Festival di Sanremo. Ho capito. Perché di solito, ecco, ogni anno nasce sempre questa grande polemica sul fatto che magari qualche brano non è proprio adatto, mentre quell'altro magari forse è un po' troppo forte, l'altro invece un po' troppo debole, insomma, quindi non si capisce bene qual è il vero brano, sempre se c'è, che può, ecco, entrare nella sfera, insomma, del festival. Quindi speriamo, insomma, di vedere te con un brano adatto proprio per il festival, è così. Tagliamo la testa al toro. Allora, tu sei un cantante, musicista, compositore, vocal coach, eccetera, eccetera, eccetera. Io ti chiedo, qual è il ruolo che più ti identifica? Se ce n'è uno, o se no tu sei un po' tutti quanti, insomma. Io penso che il ruolo, per quanto mi riguarda, è un po' assurdo dirlo, però è musica a 360 gradi. Esatto, quindi è tutto. Secondo me non farei fatica a fare una sola di quelle cose, ma più che altro perché è talmente bello fare tutto nella musica, perché farne una sola? Cioè è bello fare il cantante ed essere un cantante, è bello comporre, è bello dirigere, è bello arrangiare, è bello fare i dischi, produrre i dischi, è bello
aiutare artisti nuovi e produrre anche artisti già di nome, è bello, certo, tutto. L'importante è alla fine il risultato è una canzone, qualcosa che tu hai fatto o che le fai dal vivo, che la fai in studio, che la fai per altri o con altri, è il risultato, no? Dietro, esatto, una canzone, dietro c'è un lavoro di tanti. Esatto, esatto. Mi piace sperimentare tutto. No? Bene, è giusto, è giusto. Arriviamo a un momento fatidico. Progetti per il futuro? Farai concerti, serate, disco, qualcosa prima di rivederti nella prossima edizione di Amici? Guarda, adesso parto. L'abbiamo dato per scontato questo, no, eh. Credo, non lo so. L'abbiamo dato per scontato. Quindi... abbiamo osato, insomma, di dire. Certo, guarda, io adesso inizio con i concerti e la fine della produzione del disco e cominceremo già. Ci sono già delle date che sono al Blue Note di Milano, che è un locale molto particolare perché è un viene considerato un po' il tempio del jazz in Italia ed è una cosa che mi rende molto orgoglioso, insomma, esserci potuto arrivare e approdare su quel palco. Okay. E questi sono a maggio, poi ci sono chiaramente delle date che partiranno penso da giugno di tour. E quindi insomma per tutta l'estate sarai a fare musica, giustamente. Sì, fare musica, bene. Fare sempre insomma quello che si può. Quello che si può. E adesso arriviamo all'ultima domanda, come dire, al domandone finale, no? Quello lì da 100 milioni di dollari. Vai Marzia, questa è tua, tocca a te. C'è qualcosa che vuoi dirci che non ti abbiamo chiesto? Una domanda un po' fatta da te, ecco. No, mi avete chiesto tutto. Ti abbiamo chiesto tutto, mazza. Dei geni. Bene, bene. Allora, noi ricordiamo ancora una volta appunto il nuovo singolo di Luca Iurma dal titolo Nera e poi appunto aspettiamo l'album. Ancora poi per chi volesse comunque sentirlo, vederlo per tutta l'estate, sarà in giro per l'Italia appunto con il suo tour. E niente, poi ancora che dire, grazie per essere stato con noi e quando vorrai, insomma, i nostri microfoni saranno sempre a tua completa disposizione. Grazie davvero. Grazie mille Luca. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, buon pomeriggio. Grazie.